ragazzi, primo vlogmas dell'anno, 18 dicembre, primo vlogmas. C'è gente che fa vlogmas a 18 giorni e io arrivo con il primo vlogmas il 18 dicembre. Meglio tardi che mai, ragazzi. Meglio tardi che mai, meglio tardi che noi. Com'era quella canzone? No, adesso non mi viene in mente com'era questa. Anche meno, anche un po' meno, mio. Sì, ma anche un po' meno, anche un po' meno, ti prego. Ma ti prego, ma ti prego. Cosa vuoi dalla mia vita? Cosa? Come faceva quella canzone già? Meglio tardi che mai, meglio tardi che noi. No, non avete capito che io adesso devo cercarla. Anche nello studio, tipo, mi succede così. Ditemi se succede anche a voi, perché è una cosa un po' strana, nel senso, se in un capitolo leggo una parola, vabbè, non una parola qualsiasi, una parola che ha a che fare con la materia, e dico, oh mio Dio, questa parola l'ho già letta in qualche capitolo precedente, vado a cercare quel capitolo precedente per leggere quella cosa in quel capitolo e vedere se ci sono cose in comune e più che altro vedere se mi ricordo quella parola nei capitoli precedenti e quindi, no, vabbè, pazza, completamente pazza. Meglio tardi che... ecco, meglio tardi che noi... secondo me è di Fedez come canzone. Ah, è proprio la canzone che si chiama così. Ah, è quella con Arisa. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Adesso l'ascoltiamo. Ehi tu, postino. Che cosa mi stai lasciando? Che cosa mi stai lasciando? Niente di interessante. Male malissimo, soltanto bollette. Male malissimo. Estasiati per il volo delle rondini, non siamo degli amanti, degli atterraggi morti. Che cosa che hai lasciato qui a casa? Il tuo ricordo, quello no, non so chi darlo e vorrei. Cosa importantissima, ragazzi, dei vlogmas è fare vedere l'alberello di Natale. Accendiamolo perché si è acceso? Sì, si è acceso. Da-da, adesso magari i video li faccio da qui perché è carino. Questo è il mio alberello di Natale che oltretutto forse l'avete già visto negli scorsi vlog. Ehi voi, non guardate lì che ci sono regali di Natale, perché prima sono andata a fare regali di Natale, è lunedì, ma in teoria sono già le 11 e io sono già tornata da un casino di commissioni, perché non so dove ho preso questa voglia, questa botta di vita di uscire di lunedì mattina e di correre a fare regali, perché sono un po' in ritardo quest'anno, ma proprio perché non ho avuto tempo neanche di vivere, non ho avuto tempo neanche di fare i regali di Natale, quindi questa mattina sono tipo corsa, soltanto che poi mentre ero in macchina, ho portato mio padre con me, accompagnami, andiamo, mi sono ricordata che io alle 12 ho la dentista oggi, perché sono andata dalla dentista da 3 mesi, tutte le settimane, non ce la faccio più ragazzi, e ce ne avrò ancora per chissà quanti mesi, anzi forse anni, e quindi mi sono fatta portare subito a casa perché io fra poco devo partire per andare dalla dentista, e ho mandato mio padre in missione, gli ho detto, allora, devi comprare questo in questo negozio, devi farti fare un pacchetto regalo, devi comprare questo in quest'altro negozio, in quest'altro negozio non fanno i pacchetti regalo, quindi poi mi aggiusto io. Insomma, ce la faranno i nostri eroi, speriamo, confidiamo in loro. Qui ci sono i primi regalini, però non i miei, perché i miei non me li lasciano qua, perché altrimenti potrei cercare di capire che cosa sono, e quindi meglio che li nascondano come io nascondo quelli dei miei. Mamma mia, devo fare degli ordini online, se non arrivano per Natale mi ammazzo. Allora, qui dentro, qui, c'è il regalo di Fabiana. Fabiana, sei curiosa? Sei curiosa? E poi invece, qui dentro, c'è il regalo di un'altra mia amica. E poi... non so gli altri dove sono, un casino in camera che voi non avete idea. I regali invece di mia mamma. Dove li nascondo? Perché parlo a voce bassa? Tanto non c'è. Dove li nascondo? Nell'armadio. Devo struccarmi assolutamente la bocca. Mi dispiace un casino perché avevo fatto una combo che mi piaceva con un rossetto liquido di Nabla, Closer, e un gloss sopra di Huda Beauty, e poi ve lo faccio vedere dopo, è bellissimo veramente. Non riesco a secchiare, quindi mi specchierò dallo schermino qui
poi mi trucco anche un po' più gli occhi perché dopo vedo Mario, il mio amico, perché devo fargli delle foto e magari fa delle foto anche a me. Vediamo. Dovrei avere la voglia di vestirmi caruccia per fare delle foto, eh. E non so se questo lunedì è partito bene. Ieri ho fatto un trucco meraviglioso, veramente bellissimo, con lei, che è la nuova palette di Urban Decay, la Metals, la Heavy Metals si chiama, che è una bomba, ragazzi. Ho utilizzato tutti questi colori sul rossiccio. È venuto un trucco bellissimo, infatti anche ieri ero in giro a fare regali di Natale e vi giuro, ogni commessa mi diceva: "Ma che bel trucco che hai!" E io: "Grazie." Addirittura una mi fa: "Ma che bello, ma te lo sei fatto tu?" E io: "No, no, è venuto il mio truccatore personale a casa questa mattina, veloce." Ovviamente no, però volevo dirglielo. Però adesso non ho voglia di truccarmi tanto, quindi farò qualcosa di veramente molto, molto, molto semplice. Strano, con lei, stranissimo proprio, non la uso mai, non è per niente utilizzata. Ragazzi, la miglior palette del momento, io ve lo giuro, non ne posso fare a meno. È diventata un'ossessione questa palette perché la utilizzo ogni giorno, veramente. Capodanno, cosa si fa a Capodanno, ragazzi? Che ridere, il trauma di tutti. Che cosa si fa a Capodanno? Niente. Io ho un po' di anni che non ho veramente voglia di fare niente a Capodanno. Lo odio con tutto il mio cuore perché tanto a Capodanno succede sempre qualcosa. Non va mai tutto come dovrebbe andare. Ci si fa mille aspettative e poi non se ne rispetta neanche una, e quindi c'è questo malumore generale per quanto riguarda Capodanno, e quindi ho deciso di non festeggiarlo più, anche perché che c'è da festeggiare? Cioè, va bene, ok, nuovo anno, figo, però basta. Quindi, quest'anno, nonostante la mia amica Alessandra mi stia facendo tipo pressing psicologico, io gli dico: "No, io non faccio niente, io non faccio niente." Probabilmente andrò a Sanremo così per chiudere con lo stress qualche giorno, perché Sanremo è il mio porto sicuro. Io ve lo giuro, vado a Sanremo e sto bene, pazzesco, vorrei vivere lì da morire. Poi si ritorna qui e si ritorna al solito tran tran. Allora, ragazzi, è un periodo in cui mi sono strafissata con il contouring al naso. Malata, diventata di sto contouring al naso, perché è un periodo che non mi piace più tanto il mio naso. Mi è sempre piaciuto, non so per quale motivo, ma forse perché tutti si stanno rifacendo il naso, no? E vedo questi nasini piccolini, stupendi. Allora, boh, però io ho paura di rifarmi il naso, quindi no, per ora no. Però mi sto facendo sempre questo contouring e mi piace da morire. Il problema è che adesso quasi non riesco più a vedermi. Capito? E quindi è un problema, non fatelo. Sapete che io ho sempre odiato gli illuminanti, adesso mi sta venendo un po' la passione e sto utilizzando questo di Becca, che è la fine del mondo. Allora, la passione mi è venuta con lui, di Makeup Revolution, che costa niente, Vivid Baked Highlighter, che è tipo duochrome sul rosa, è bellissimo questo. Poi ho fatto un evento da Sephora, qui a Torino, anzi nel centro commerciale Mondo Juve, e mi hanno regalato questa mini size di Becca. Ciao, mi sono innamorata follemente, questo è il più famoso, e l'opal, esatto, è bellissimo, ragazzi. È super super intenso, infatti tipo qua lo metto veramente poco e poi vado un po' più sugli zigomi, e questa cosa stupisce anche me, ragazzi, perché io non sono mai stata da illuminante, li ho sempre odiati. E invece l'altro giorno ero al sole, guardavo l'illuminante del sole e dicevo: "Che figo." Boh, Carla ha scoperto gli illuminanti nel 2017 e quelli del 2018. Wow. Ok, e rossetto non posso mettere niente perché vado dalla dentista. Mi sembro morta senza rossetto, però vabbè. Ho messo gli orecchini con i cornetti perché fa un freddo che non avete idea. Comunque, sto andando dalla dentista. Buongiorno, signora. Cosa mi hanno lasciato qui nella buca? Niente, sono tanto cose inutili, così inutili. Sono venuta Allora te questa. a casa di Marietto. A fare osuku. E
e mi ha preparato da mangiare. Come state? Tanto? Benvenuti nella mia cucina. Io faccio niente e lui lavora. Che poi oltretutto come lavora? Come lavora, sì, infatti ha fatto. Ha versato tutto. Sugo e pasta e formaggio. Ma che bello! No, dai, ci sta! Dai! Io da youtuber super professionale. Mi si è scaricata la macchina fotografica. Really? Veramente? Sì. Really? No, really? Allora, cosa stiamo... serious? Cosa stiamo facendo? Mamma mia, che faccia che ho. Perché sono appena tornata dalla dentista e praticamente oggi mi è data l'acqua, sai, della dentista. Ragazze, le guardavo prima, non ho tutti i denti. Le hanno tolti tutti i denti. Ma non mi hanno tolti i denti, non è vero. Però, insomma, non ho più il trucco. E quindi, da che... dovevamo farci tutte le foto, tutti, io faccio le foto a loro, che è meglio, oggi fotografa, oggi Nima Benati. Niente, oggi stiamo parcheggiando, ma nel sì, senso che, non lo so dove nel stiamo senso andando. Che non abbiamo parcheggiato, cioè abbiamo fatto anche quello, ma stiamo andando in un parco in mezzo al nulla. Aiuto, infatti io non so dove siamo, abbiamo parcheggiato là, stiamo camminando, dove stiamo andando? In mezzo alle cascine di Heidi. Io neanche per le mie foto faccio ste cose, devo farle per le vostre, io non lo so. Bene, tra l'altro io nelle mie tasche capienti ho notato di avere... Ah, ho scoperto dentro la mia tasca che avevo un aggeggio un po' particolare, che non è quello a cui pensate. Zorro, Zorro, Zorro. No, è fantastico. In discoteca. No, io adesso sto così. Boh, basta. Così facciamo le foto. Così mi fai due foto e faccio... Wonder Woman. Io si è messo soltanto il ciuffo. Ho fatto così. Io me ne vado. Va bene. Abbiamo fatto delle foto molto carine, sì. Vero? Tu sì, non sei molto soddisfatto? Sì, io sono soddisfatto perché non ho problemi. E io non ero nello stato di fare le foto oggi, però qualcosino è uscito fuori. E quindi? E quindi, guarda alla che prossima bello. Puntata. Alla prossima puntata di Casa Vianello. Perché veramente. Con loro è sempre Casa Vianello. Ciao. 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 Sono a casa, ragazzi. Mi sono anche cambiata perché non so, prima ho avuto tantissimo freddo, quindi sono tornata a casa, mi sono cambiata, poi sono andata a prendermi un caffè, anzi un tè, perché ho preso un tè caldo da vecchietta con un mio amico. E niente, adesso finalmente sono a casa. E niente, oggi non ho combinato un cavolo di quello che dovevo fare, perché dovevo fare veramente tantissime cose e alla fine mi sono persa con gli amici e quindi i regali. Ah, gli eroi ce l'hanno fatta, gli eroi di questa mattina ce l'hanno fatta, missione compiuta. Quindi i regali per mia mamma sono stati fatti quasi tutti. Cavolo, che cosa mi è venuto in mente adesso? Che devo fare il regalo a mio papà. Piano, perché è di là. Quindi mi metto adesso, tanto devo farlo online sul sito di Sephora. Adesso ve lo faccio anche vedere, perché non è soltanto il regalo che devo fargli, un'aggiunta diciamo, che sono praticamente le maschere notte di Sephora, perché mio papà è una persona a cui piace molto curare il viso e tutto quanto. Aveva provato queste maschere, le mascherine quelle da notte di Sephora, bellissime, anche mi piacciono tantissimo, nei negozi le hanno tolte, ci sono soltanto online, quindi faccio l'ordine online, speriamo arrivino in tempo. Giovane, 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 fuori classe, giovane. La conoscete questa canzone, ragazzi? È di Capo Plaza. Oltretutto giovedì sera c'è qui a Torino, ad una serata. Vado a vedere. Non chiedetemi perché. Giovane, 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 fuori classe. Ordina online entro il 19-12 e ricevi i tuoi regali in tempo per Natale. Oggi è il 18, cioè, quindi arrivo proprio al pelo. Allora, facciamo così, maschera notte. Allora, gli prendo melograno, poi gli prendo rosa, loto e orchidea. Ma gliene prendo una di tutte. Avocado. Ah, alghe non c'è. Vabbè, perla. Ne prendo tutte, no? Così ce ne ha per un po'. Buongiorno, ragazzi. Oggi è mercoledì. Che giorno è oggi? Mercoledì 16, no? No. Ma cosa dici? Tipo 20. Ok, sono con Fabi e sono con i due boy. Che non... niente. Fanno finta di niente. E stiamo andando a vedere una mostra che si chiama Human Body.
Spiega un po', Fabio. Parla di tu. Buddies. Buddies, mi correggono. In pratica fanno vedere i corpi umani. Non è vero, i corpi umani, tipo le ossa, tipo i muscoli, i tendini. Oh, ci investo. Mi prendono in giro, capito? Quando chiudo, mi prendono in giro perché dico cavolate. Oh. Allora, Fabi, di qualcosa di intelligente. Sono morto. Intelligente, Fabi. No, andiamo a vedere. Non i miei standard. No, però guardate lì, vedete? Lì c'è la faccia normale. Io e lì c'è la faccia qua, dentro. La faccia di Van Gogh. Ah. Vabbè. Dai, no, no, vai via. Mi mette ansia. Quante ansie hai? Cioè, nel posto più scomodo ti sei messa. Ti piace? Un casino. No. Oh, mi ero stufata della tua borsa nera. lo so. Grazie. Questo qui, secondo me, ti piace molto. Hai capito cos'è? Sì, è il coso crepa. È un portachiavi pompon con il caricabatterie portatile. Che meno male. Sai che ho detto una... Veramente hai capito? Sì. Che figo. Dammi un attimo il mio telefono, che c'è il terrore. Di là. No, no, ma fu... aperta. Sì. No, prendi. Siamo qua. Salutate il mio vlog. Grazie. Ho dato i regali a Fabiana. Carla, raccontaci cosa farai questo pomeriggio. Questo pomeriggio adesso vado con una mia amica a fare dei regali di Natale. Cioè adesso vado a casa, lei mi raggiunge a casa e poi ritorniamo qui. Torno qui, furbi. Come semestre con i regali di Natale te ne mancano tanti o... Cos'è, intervista? Mi sento sotto pressione. Sono messa bene con i regali di Natale, mi mancano soltanto alcuni regali per mia mamma. Dai, magari cambiamo questo. Ma no, quello è bellissimo, è un tratto distintivo di me, perché io prima avevo la macchina quella tutta pink, tu ti sei perso. Miss Carla pink, con la macchina pink, era bellissima, dentro era tutta Hello Kitty, ma loro se la ricordano perché l'hanno adorata ovviamente. Mi verrebbe da dire, meno male che ci siamo conosciuti adesso, ma passiamo a un'altra domanda. Esatto. Come festeggerai il tuo Natale? Tra panettoni Pandori e... E cinepanettoni, soprattutto, cinepanettoni. Che sei appassionata di cinepanettoni? Sì, il mio preferito è Vacanze di Natale 2000. Ah, Vacanze di Natale 2000, quindi ti piacciono i film di una certa cultura, di un certo spessore. Eh beh, ma quello l'avevi capito e lo sanno anche loro. Un balletto per i tuoi fan. Che ricorda Vacanze di Natale 2000, ma qualcosa un po' più recente. Che so che c'era lì. Non lo so. Come no? Cosa? Battire le mani. Schiocca le dita. Umore alto tutta la vita. E con questo potremo ritenere conclusa la nostra intervista. Un saluto da Miss Carla o Carlambra, come Miss preferite. Carla. E il tuo nome d'arte qual è? Il mio nome d'arte è, ancora devo pensarlo. Wow. Però prima o poi arriverà. Va bene. Con questo sole, un bacio, a presto. Finito vlogmas. Oggi è giornata di regali, ragazzi. Ciao Ale. Ciao. Ciao. Guardate quanto è grande il regalo che mi ha fatto Carla. Allora, quanto grosso, non sta neanche tutta la macchina. Io sono molto scocciata del fatto che lei mi abbia fatto un regalo di Natale. E parliamoci un attimo, quanto è difficile fare un regalo a Carla. E i rossetti no, perché è piena di rossetti. E i vestiti no, perché tutti i vestiti. Cosa gli regali una persona così? Ditemi, cosa gli avreste regalato voi a Carla? Ma è vero, vabbè, però mi piace tutto, quindi... Ho capito, ma è stato difficile, veramente. Però io non volevo un regalo a Natale, perché praticamente... Io sono sempre a dormire da lei, sempre. Sono sempre a rompergli le palle a casa, no? E allora questo voleva essere un regalo non di Natale, ma... Fammi ringraziare. Non di snevitarmi. Sì, no, non per snevitarmi, però perché mi faceva piacere fartelo. Ma no, ma secondo me non c'è la c'è. Vabbè, aprilo. Apri prima tu. No, allora, vabbè, aspetta. No, apriamo assieme. Aspetta. No, apri prima tu, però ti dico, la vedi? Non è quello che pensi, però è simile. E io, anch'io ce l'ho. Anch'io l'ho comprata. E l'ho comprata per me, l'ho comprata anche per te. Oddio. Magari non ti piace, perché non è proprio quello che pensi.
Aia. Fai attenzione perché ho messo un casino di... Non è quello che penso. Non è la mossa. Non ti si vede più. Attenzione con tutte le puntine che ho paura che... Non sto male. Però non è quello che pensi. Non sto male. No, vabbè. Vedi che ne avevo proprio bisogno. Cioè, tu hai ascoltato le mie... Ti piace? Sei sicura? Sì, te lo giuro. Ragazzi, avevo bisogno di una borsa grande e la Carla mi ha regalato la mia bag. Wow! Ma pure qua, non sto male, non sto male. C'è il regalo dentro al regalo. Sto malissimo. Sto malissimo. Ah, sì, Carla. Queste sono aggiunte, queste non le ho comprate. Non le ho comprate. Come non le hai comprate? Eh no, sono cose che avevo a casa. Cioè, ti vi rendete conto? Avevo bisogno del rossetto rosso e c'è il rossetto rosso. Avevo bisogno dell'eyeliner. Che no, quello no, un casiale, una matita nera. Tipo, vabbè, io non so truccarmi, ragazzi. Matita nera, grossa. Ah, ok, figo. Da mettere dentro, sotto. E invece questo rosa molto quelli bello. Quelli sono due rossetti liquidi e quello un mascara. Ho detto, è l'unica cosa che mette lei. È l'unica cosa che so mettere. Grazie. Non dovevi, oh, veramente. No, tu non dovevi. Fidati, lo sai. Non dovevi. Ah, io ho fatto con piacere. Sono troppo contenta. Oh, fidatevi, sono troppo contenta. Avevo bisogno di una borsa nera grande. Dai, da un botto di te. Veramente. Ma fidati, te l'avevo detto che volevo tipo una borsa bianca di, come quella di Gael. Madonna, è bellissima. Fidati. Questa è grossa, piace. È grossissima. È bella grossa. Boh, bang, basta. Tocca a Carla. Tocca a me, il mio turno. È il tuo turno. Io sto avendo dei problemi. Allora, se non ti piace, oh, questo non mi piace, mi piace a cambiare tutto. È vero? Perché veramente, quindi cosa le avresti regalato voi a Carla? Apra. Vai, apri. Aspetta, aspetta che non capisco. È una maglietta? No, ci no, sta? È fighissima. Ti piace? Mi piace da morire. Sei sicura? Sì, te lo sei giuro, sicura? Mi piace da morire. Ok, raga, ce l'ho fatta. Sì, poi maniche corte, che l'altro giorno non avevo niente da mettere. Più che altro è pizzo, ma è bella coperta. No, quindi è fighissima, Ale. Provala, fammi sapere. Perché voi dovete sapere che non per tutti è facile. No, no, mi piace regali. Un casino. Poi sul nero, gonna vitalta nera. È così, a me non siamo sempre tutte nere, ma abbiamo un qualcosina un po' più di... Top. Ci sta? Sei contenta? Sì, sì. Mi piace un casino. Yeah, no, perché poi oltretutto l'altro giorno dovevamo andare a ballare, no? Sì. E non sapeva cosa mettersi. Esatto. Perché non ho... Le cose estive sono messe dentro alla roba estiva, insomma. Non sapevo che cosa mettere, perché avevo tutta roba troppo pesante. E poi dentro fa troppo caldo. E questo è top. E quindi... La prossima quindi volta la metto. E la prossima volta... Fumo, fumo, sto in allenamento, yeah. Torno a casa, cellulare spento, yeah. E carica. Mamma, tranquilli, mi sto divertendo, yeah. Sto con quelli che ti fanno il mezzo, yeah. Sì, sono fatto così. Giovane. Giovane. Fuori classe. E presto anche questo. E presto, domani documenteremo anche questo. Yeah.